Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, ieri è uscito il pass battaglia della stagione 4 di Fortnite. È inutile anche che ve lo dica, lo sapete benissimo tutti, ma forse non sapete ragazzi tutte le nuove skin che in questi 68 giorni rimanenti al termine di questa stagione verranno man mano proposte da Epic Games. Ho ricevuto da un grande amico un paio di file che potrebbero essere stati recuperati dal codice sorgente del gioco e che riportano 6 skin nuove meravigliose. Già abbiamo visto, ragazzi, quelle del pass battaglia a pagamento, quella anche del supereroe che poi viene potenziata man mano che si sale di grado nel pass battaglia, quella segreta che ancora nessuno ha sbloccato, e sono veramente tanta tanta roba. Ma non perdiamoci, ragazzi, in zizzanie, andiamo subito a vedere la prima skin, ragazzi. Questo qua, ragazzi, si chiama il Niga Fluo. Praticamente, non so se lo chiamino così. Vi chiedo intanto scusa per la qualità, ragazzi, ma vi posso garantire che l'immagine originale era un qualcosa di inguardabile. Questo sono il massimo che sono riuscito a fare per farvele vedere una bella anteprima, ragazzi. Il Niga Fluo, ragazzi, lo vedete vestito con la tutina stile disco disco, pulisco il vano disco, ha tutte le robe fosforescenti con tanto di guanti. Non abbiamo ben chiaro come mai gli occhi siano coperti con dello scotch giallo trasparente anche, però comunque, ragazzi, ci piace veramente tanto. GG per la pelata tattica che mi fa sguisciare via l'acqua quando gli piove in testa. Segue, segue, ragazzi. Questo qua, ragazzi, è lo zombie infame invece. Questo, ragazzi, sembra più o meno un colonnello della marina che in realtà, dato il colore della pelle, si propone generalmente come zombie. Come vedete, ragazzi, il vestiario è comunque molto molto cool, pantaloni mimetici marroncini con tanto di canotta violenta giallo-verde e berretto basco, se volessimo essere precisi, anche quello in tema con il vestito. Come vedete, ragazzi, non sembra propriamente umano perché gli occhi sono gialli, nel senso non sappiamo bene da dove venga, cosa faccia, ma potrebbe essere tranquillamente riconducibile a quella base segreta che abbiamo visto vicino alle spiagge snob. Ne parleremo nei prossimi giorni, ragazzi. Tanta tanta roba. Proseguiamo. Beh, questo ci sta un botto, raga. Questo è giusto con la nuova introduzione delle bombolette, diciamo dei tag, chiamateli così, tag, noi tag, per chi è vecchio, ragazzi. Pittare, taggare sul muro, fare i disegni. Visto le bombolette, ci fanno i disegni. Questo è il Writers, ragazzi. Come vedete, tanto di maschera antigas, cappellino easy easy con logo. Vorrei dire figa figa. Non lo so, non lo so. Cappuccio bianco, c'ha la bonza lì, tutto sporco. La tuta non è assolutamente malvagia. Neanche questa di skin. Proseguiamo. Vabbè, questa qua, ragazzi, è la Tectonic Tipa. Tu da te, così è praticamente, anche lei va praticamente a riprendere la skin femminile del Niga Fluo. L'abbiamo visto prima, ragazzi. Anche lei, ovviamente, tutta fosforescente. Sono convinto che l'hanno fatta nera perché, secondo me, brilla al buio, un po' pochettino come le sorprese, quelle delle patatine, ragazzi. Cappello blu. Tutta super aderente, tanta roba fosforescente, occhiale tattico fucsia, giusto per distaccare un pochettino ed evitare di far pandan per non avere monotonia. Andiamo avanti, ragazzi. Wasabi! Questa è ovviamente la parte femminile del, come si chiama qua, del soldato infame, no? Questa qua invece è la tipa infida, anche lei, come vedete, non propriamente umana. Strano questo colore degli occhi giallo, ma il vestiario va a riprendere ovviamente quello che abbiamo visto prima nel tizio, cappellino marrone, uomo qua legato al braccio e ovviamente immancabili pantaloni mimetici. Dovrebbe esserci l'ultimo, credo, è infatti questa.
non abbiamo capito, mi sembra di averla già vista. Comunque questa invece è la versione umana, tra virgolette, del soldato Jane. In poche parole, come vedete ragazzi, sembra un po' Lara Croft con poca Lara e molto poco Croft, però comunque il balcone prosperoso lascia buon intenditor. Poche parole, anche lei vestito mimetico, canottierina, guantini tattici, auricolare con tanto di microfono, berretto e occhiali da sole. Credo siano veramente finiti, e infatti quella era l'ultima skin di quelle che potremo trovare ragazzi man mano che andremo avanti nella stagione, ovviamente contornate con tutto il set piccone e deltaplano. Le andremo a vedere più avanti, non c'è bisogno di arrinarvi di roba ragazzi, per adesso direi che può bastare così. Io spero che questo video vi sia piaciuto, voglio sapere ragazzi sotto qua nei commenti come cacchio vi sembra questa stagione numero 4, cosa ne pensate di tutti gli aggiornamenti che hanno fatto della mappa, dei meteoriti, delle cose nuove che sono state inserite. Pian piano ragazzi, rimanete connessi al canale che vedremo tutte le cose interessanti che riguardano questo fantastico aggiornamento della patch 4.0. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando un bel like, soprattutto iscrivetevi al canale e condividetelo con tutti i vostri amici. Io vi aspetto in live, ciao!